Buonasera, grazie di essere qui stasera, ma soprattutto grazie a Ildefonso Falcones perché è arrivato dalla Spagna oggi pomeriggio. E parte domani mattina per Madrid e, come se non bastasse, gli hanno perso la valigia in aereo, per cui ha dovuto fermarsi al village di Fidenza a comprare una camicia, è assolutamente senza niente, è arrivato qui stasera, quindi anche il disagio di una d'Italia che ha perso la valigia. Va bene. Non vi dico chi è Ildefonso Falcones, vi dico soltanto una cifra: 5 milioni di copie vendute in 40 paesi. Ildefonso Falcones non è soltanto uno scrittore, è anche un celeberrimo avvocato a Barcellona e stasera presenta insieme allo scrittore Bruno Arpaia quella che è la sua ultima fatica, che si chiama La mano di Fatima. Se del suo primo libro, La cattedrale del mare, ha venduto quasi 4 milioni di copie, anzi oltre 4 milioni di copie, della mano di Fatima, dopo il primo mese dall'uscita, aveva già venduto 500.000 copie. È uno scrittore che ha un cotè storico particolare e studia tantissimo, la sua ricerca è sempre ambientata in un ambiente storico spagnolo ma con addentellati vari. Beh, Bruno Arpaia sarà in grado di farlo dialogare con voi e noi avremo il piacere di ascoltarlo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Cominciamo molto semplicemente. Voglio solo dire che quando penso alla storia editoriale di Ildefonso Falcones mi sembra una storia veramente meravigliosa, penso che ormai la conosciate tutti, Mariangela Guarnalini vi aveva già accennato. Era un avvocato di successo, con 4 figli, viveva a Barcellona, ma aveva questo tarlo che lo rodeva, gli piaceva scrivere e aveva delle idee su un romanzo. Ha frequentato per 2 anni una scuola di scrittura fatta dall'Ateneo di Barcellona, ha lavorato a questo suo romanzo all'alba, la mattina prestissimo e nei fine settimana per non togliere tempo alla professione, lo ha proposto una dopo l'altra a 6 case editrici che l'hanno tutte rifiutato, finché la settima poi lo ha accettato, si è rimesso a lavorare, il romanzo è uscito, era appunto La cattedrale del mare e, come diceva Mariangela, in pochissimo tempo ha venduto 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di copie e si è inserito in qualche modo in questa grande ondata nuova, nuovissima, di scrittori di bestseller spagnoli. Aveva cominciato qualche tempo fa Arturo Pérez Reverte e poi era stato seguito da altri, da Safon, da Matilde Asensi, da Javier Sierra, che sono riusciti a creare dei romanzi, dei bestseller che non solo hanno avuto grande successo in Spagna ma in tutto il mondo e perfino sono arrivati in testa alle classifiche statunitensi, che è una cosa difficilissima e che perlomeno io lo ripeto sempre questo dato perché fa capire quanto sia nuova questa esplosione di bestselleristi spagnoli. L'ultimo romanzo che era arrivato nei primi 10 nelle classifiche spagnolo, che era arrivato nelle classifiche statunitensi, era I 4 Cavalieri dell'Apocalisse ed era il 1911, quindi figuratevi. E qui vorrei fare la prima domanda a Ildefonso Falcones: quanto ti ha pesato il successo della Cattedrale del Mare per scrivere poi dopo La mano di Fatima? ¿Cuánto me ha pesado la Catedral del Mar? Bueno, he intentado que no me pesara. Yo creo que he sabido soportar eso, quizá por mi propia trayectoria profesional, ¿no? O sea, yo llevo 30 años, como se ha dicho antes, trabajando como abogado. Cuando ganas un pleito te exigen que ganes el siguiente y siempre te exigen que ganes el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces llega un momento en que uno se da cuenta de que es imposible ganar durante 30 años todos los litigios, ¿no? Por lo tanto, esa es la forma de trabajar de cualquier persona, sea escritor, sea abogado, sea médico, sea lo que sea, ¿no? Lo importante es entregarse al trabajo, dar todo lo que uno lleva dentro, hacerlo lo mejor que uno puede y que uno sabe,
y a partir de ahí confiar en que guste el libro. Dunque, grazie anzitutto a tutti, buonasera, vorrei ringraziarvi per essere qui a condividere questo momento con me, grazie anche all'organizzazione che mi ha invitato e che mi permette di passare questa splendida serata insieme a voi. Dunque, in che misura mi è pesato il successo della Cattedrale del Mare sul secondo romanzo sulla mano di Fatima? Direi che ho cercato di fare in modo che non pesasse affatto, quantomeno il meno possibile. Credo di esserci riuscito abbastanza, forse anche grazie al mio passato, alla mia evoluzione professionale come avvocato. Ovviamente quando uno vince un processo, il cliente successivo esige che venga vinto anche il suo, quindi è tutta una serie di successi che dobbiamo inanellare l'uno dopo l'altro. Ovviamente in 30 anni di carriera non è pensabile, non è concepibile di collezionare solo ed esclusivamente successi, quindi diciamo che ho cercato di applicare questa filosofia, questo metodo di lavoro anche al discorso della scrittura, anche al discorso della letteratura. Credo che questo sia il metodo di lavoro di ogni persona, quale che sia la sua professione, quindi io credo che la cosa davvero importante sia dedicarsi anima e corpo a quello che facciamo, qualunque sia la cosa che facciamo, e poi ovviamente sperare che il libro piacesse e di conseguenza avesse successo. E insomma, si vede anche che per sua fortuna a volte non frequenta molto, diciamo, il mondo editoriale, perché altrimenti le pressioni le avrebbe sentite, e come si è, come avete sentito, un po' chiuso nella sua altra professione, e così è andato dritto per la sua strada ed è riuscito di nuovo a ricreare quella straordinaria macchina narrativa che era la Cattedrale del Mare, sempre mescolando i generi, la storia, la grande storia, l'avventura, perfino degli aspetti da thriller. Con la Cattedrale del Mare ci aveva lasciato più o meno nel 1384, se non ricordo male, col suo protagonista Arnau Estagnol davanti all'altare di questa cattedrale di Santa Maria del Mar a Barcellona, e invece ci ritroviamo con la mano di Fatima più di due secoli dopo, diciamo, o quasi esattamente due secoli dopo, una mattina di dicembre fredda a Juviles, che è un piccolo borgo della Sierra Nevada in Andalusia, dove comincia l'avventura di Hernando. Hernando è morisco. I moriscos erano gli spagnoli musulmani che vivevano in Spagna da 800 anni, ma da quando c'era stata la Reconquista erano stati perseguitati in tutte le maniere. Nel 1568 c'è questa prima grande rivolta dei moriscos, e Hernando, questo abitante di questo piccolo paesino della Sierra Nevada, ancora ragazzino, vi partecipa. E il personaggio di Hernando è già un misto, perché è il figlio di una morisca violentata da un sacerdote cattolico, e da lì si sviluppa la vicenda, che dura 40 anni fino al 1609, che è il momento in cui penso sia stato il duca de Lerma, che era il favorito del re, una specie di primo ministro dell'epoca,